1 agosto 1819 nasce lo scrittore Herman Melville. Americano di New York, apparteneva ad una ricca famiglia che però non gli impose studi gravosi, lasciandolo libero di trascorrere gli anni della giovinezza passando da una peregrinazione in mare all'altra. Nantucket, Liverpool, Hawaii, Polinesia, a bordo di navi mercantili, fregate e soprattutto baleniere. Moby Dick, il suo capolavoro letterario, è sia un'intensa immersione nelle avventure della caccia alle balene che una simbolica descrizione delle possibilità d'armonia per un gruppo eterogeneo di uomini messi a dura prova. Incoraggiato dall'entusiastica accoglienza da parte della sua famiglia dei suoi racconti sui mari del sud, Melville li mise su carta, ma solo dopo aver più volte tentato inutilmente d'assicurarsi un posto fisso in qualche dipartimento governativo. Il romanzo fu pubblicato a Londra nell'ottobre 1851 come The Whale, la balena. Un mese dopo uscì in America come Moby Dick. La trama è semplice. Il capitano Ahab insegue un inafferrabile capodoglio bianco, Moby Dick appunto, che lo ha mutilato e alla fine lo ucciderà. Nella grandezza irriducibile e perversa del capitano, nella bellezza e nei terrori vissuti dall'equipaggio a bordo del Pequod, è racchiusa l'allegoria del mistero d'ogni destino. Ahab è l'uomo che non accetta limiti alla sua condizione e sfida le forze della natura per imporre il suo volere e non si ferma neanche davanti all'ignoto. Drammatizzando sconfitte e trionfi, slanci creativi e impulsi omicidi, Melville affascina ogni volta il lettore, giungendo a gareggiare con i più grandi scrittori.